Una cronaca di Gilberto Squizzato con gli abitanti di Cengio e Saliceto. Buon proseguimento di serata. Ma allora voi della fabbrica siete proprio in guerra con quelli della valle. Ma Renato non sa che cosa rispondere al figlio Mirko. Che cos'è questa guerra dell'acqua rossa che va avanti da più di 7 anni fra gli operai dell'ACNA di Cengio e gli altri paesi della valle che quell'acqua rossa non la vogliono più? Renato è da più di 15 anni che è entrato in questa fabbrica, dalla quale sta invece per uscire il vecchio Achille per andare in pensione. Tanto se te la chiudono l'ACNA ti danno il salario garantito. Salario garantito? 1.080.000 al mese. Per 10 mesi la fabbrica è stata ferma, ma adesso è tornata in funzione e Gianni, il sindacalista, è tornato a lavorare in cima alla torre dell'Oleum. Giorgio! Guarda, s'arriva! Ok, devo aprire ancora un po'. Sì, aspetta, La prima volta che sono andato lì dentro a lavorare avevo i pantaloni corti, molto tempo fa. Quando sono ritornato a casa, la mia mamma mi ha detto: "Com'è andato il lavoro?" E io ho detto: "Sono andato nell'inferno, con tutti quei fumi, quei vapori e quei gas." Perché allora Gianni non ha mai voluto lasciarlo, questo inferno? E perché non lo ha lasciato Pony? Anche lui qui da 30 anni è proprietario con Marisa del bar del paese davanti alla stazione. Sei venuto a Cengio con i pantaloni strappati nel culo e io ti ho dato i soldi, ma hai tolto il sangue. È un'altra interpretazione. Ma hai tolto il sangue lì al bar e in fabbrica. Te. Gino? Dai, bravo, ti hanno fatto uscire stamattina e ti rinchiudono di nuovo. Qui è ancora Liguria, ma pochi metri sotto lo scarico della fabbrica, l'acqua rossa è già in Piemonte. Corre a Saliceto, al mulino di Giovanni, che per colpa della fabbrica, lui dice, ha dovuto allontanare i figli dal paese per tutta l'estate. Ma me ne sono mambaccato, perché lo sai le grane come sono qui. Gli adulti Ah, ma per... montano, sentono parlare in casa dei problemi dell'altra, si mettono contro, mettono i figli contro i miei. Anche Beatrice non ne può più della fabbrica. Un giorno, ritornando da fare la spesa, ho trovato la mia casa invasa da un odore fortissimo che mi ha fatto lacrimare gli occhi, tossire, la testa che barcollava, la testa pesante. E contro la fabbrica, nel suo bar qui a Saliceto, continua a combattere Armando, che cerca testimonianze sui segreti dell'ACNA per dare una mano a Renzo, che dirige il giornale degli ambientalisti a Corte Emilia. Qua siamo a 3 chilometri, voi altri siete a 35 chilometri. Nessuno vi viene a contestare delle cose. Qua siamo sotto noi. Vedi un po' se riesci a convincerlo. Sì, ma lo sai che qua a Saliceto tutti sanno e nessuno parla, no? Ma perché la gente non parla? E che cosa siamo riusciti noi a sapere di questa guerra della Valle Bormida fra i paesi che sono uniti dal fiume ma divisi dalla fabbrica? Quando noi siamo arrivati qui all'inizio dell'estate,
La Valle temeva che dentro la fabbrica si costruisse un nuovo impianto, il Resol, mentre a Cengio non si parlava d'altro che dell'imminente processo di Savona. E il nostro racconto comincia proprio il pomeriggio del 3 luglio 1990. Quanti siete? 53? Siamo di più, siamo 59. Tutti quelli che ci hanno identificato i carabinieri. Ma saremo stati 300 quel giorno in piazza. Io forse l'anno prossimo vado col prepensionamento. Ne ho già fatti 29 qui dentro. A me me ne manca o 12 o 15. Non sono mica pochi neanche per te. Senti Mirko, tu mi aspetti qui? Sì, amici e compagni di lavoro e cittadini di Cengio, perché vi abbiamo chiesto questa sera di venire qui in questa sala a fare questa riunione? Perché come sapete tutti, domattina siamo chiamati in tribunale per essere giudicati di quei fatti avvenuti nell'ottobre scorso, dove tutti noi 59 siamo stati denunciati per blocchi stradali e blocchi ferroviari. Ma il blocco noi non l'abbiamo fatto, noi abbiamo fatto delle manifestazioni con delle passeggiate attraverso il paese e attraverso il confine che divide la Liguria dal Piemonte. Hanno preso delle foto con il teleobiettivo e questa mattina siamo andati a vedere la posizione, l'angolatura di queste fotografie. E noi le abbiamo fatto anche delle fotografie proprio in quel punto per dimostrare che dove eravamo noi non era la strada, non era la ferrovia, ma era un angolo dove c'è un piccolo parcheggio dove i lavoratori dell'ACNA depositano le loro macchine per poi andare a lavorare. Possiamo chiudere questa nostra riunione e con un appunto che domani mattina dovremo vederci tutti alle 7:30 davanti alla stazione per partire tutti in treno e recarsi in tribunale a Savona. Micheli Giovanni, Pregliasco Luigi, Marra Antonio, Bruno Giovanni, Garello Piero Augusto, Armandi Giovanni, Ferro Stefano, Giamello Lorenzo, Fenoglio Alfredo, Cepollini Giovanni, Zaga Emilio, Di Murro Alessandro, Magliano Enrico, Meinero Ivo, Marturana Calogero, Boffa Giuseppe, Giacchello Pierino, Tardito Pasqualino, Malviso Renato, Fazzi Michele, Zunino Paolo, Pizzorno Franco, Bruno Donato, Zamboni Marino. Del reato previsto e punito dagli articoli 81, 110, 112 Codice Penale per avere, in concorso tra loro e con altri non identificati, ostruito, assembrandosi insieme e servendosi di striscioni posti di traverso sulla carreggiata, la strada statale 339 Cengio Saliceto, in agro di Cengio, 26 ottobre 1989. Caro Davide, ho letto il tuo indirizzo sul giornalino. Anch'io ho 12 anni e ho finito la prima media. Oggi ho un dispiacere perché mio papà è andato a Savona. È tutta colpa dell'acqua rossa e della manifestazione che lui ha fatto l'anno scorso. Dicono che fermare le macchine e i treni è sbagliato, anche se uno ragiona. Per colpa dell'acqua rossa la fabbrica è stata ferma e alcuni vogliono chiuderla, ma mio papà dice di no. Sarà una cosetta un po' lunga le formalità introduttive, perché gli imputati sono 59. Ecco, giusto il fatto che questo signore è seduto lì, un'altra cosa che volevo dire agli imputati. Voi avreste dovuto sedere accanto ai vostri difensori, ma siccome siete 59... ne abbiamo messo uno come simbolo. Allora io do la parola ai difensori perché espongono le loro eccezioni. Le fotografie scattate dai carabinieri che riguardano i fatti che sarebbero avvenuti il 26 e il 24 ottobre, che si trovano nel fascicolo per il dibattimento,
debbono, ad avviso della difesa, essere eliminati da tale fascicolo, poiché non hanno invece i requisiti che l'articolo 431 prescrive per l'inserimento degli atti non ripetibili nel fascicolo per il dibattimento. La direzione, qualcosa lo devono fare. Questi odori della fabbrica mi stanno ammazzando. Ho un mal di testa che non riesco neppure a ragionare. Ho fatto gli esposti, come tu sai, al ministero, ho mandato la lettera aperta al sindaco che c'era prima, poi, come sai, appunto, l'USL era venuta qui e che ha riscontrato che c'era anidride solforosa. Ho fatto gli esposti alla Procura della Repubblica di Savona, al procuratore della Prettura di Savona, e io non ho avuto un cenno da nessuno. Guarda, Beatrice, che a noi una volta hanno dato ragione. Che hanno riconosciuto che l'acqua così acida, così piena di veleni, ha danneggiato le pale del mulino. Ci hanno dato ragione, abbiamo anche fatto il processo quella volta. Fate tu? No, Stefano. Vedere? L'ho visto qualcuno mentre le faceva. Ma di tutti questi posti non ti ha detto dove lo fanno i Resol? Dentro il recinto della fabbrica di sicuro, ma il posto preciso non si sa. Le porti giù tu a Renzo al giornale? Dacci un po' un'occhiata. È già portato in distribuzione? Sì, è tutto a posto. Adesso il prossimo numero lo impostiamo sul Resole. Battivo pure 48 times, che almeno resta più evidente. Poi andiamo a cercare quei dati che abbiamo già messo l'anno scorso. Ti ricordi quei dati che avevamo preso sì. Sia dall'ACNA che dal sindacato? Perché qui non hanno ancora capito che altro che produzione. Se fanno quello l'inceneritore a Cengio, ci arrivano sulla testa tutte le scorie tossiche di tutta Italia. Uno sopra. Dove vuoi che lo trovi? In un altro consiglio comunale, unanime, per accettare una discarica così sul suo territorio? Solo a Cengio lo possono trovare. Mi hanno detto di venire qua sul bacino H perché dovrei essere nella tua squadra, insomma. Tu sei quello nuovo, quello che è entrato col contratto formazione lavoro. Ah, sono per queste lagune che ci sono tutti i contrasti, che ne parlano i giornali. Per quello che c'è dentro, perché dentro ci sono i solfati di sodio e potassio che vengono da altre parti e devono essere concentrati e poi messi a dimora in questi bacini perché non si possono scaricare a fiume. E quando saranno tutti pieni? Dobbiamo trovare il sistema di riutilizzarli qua in fabbrica. E con il Resol, che è un impianto di produzione che adopera lì questi materiali che sono stoccati nei laghi, li trasforma in prodotti che vengono usati nell'industria della detergenza e del vetro. E noi vogliamo che l'impianto sia fatto subito e qua dentro, perché è l'unica localizzazione possibile. Se no?
E se no questa volta chiudiamo e definitivamente. E così la guerra dell'acqua rossa è diventata la guerra del Resol. Gli ambientalisti della valle che non lo vogliono, dicendo che sarà nient'altro che un inceneritore per portare qui altro inquinamento, e gli operai dell'ACNA che dicono che invece è indispensabile per continuare a produrre proprio in quegli impianti che sono stati bonificati nei 10 mesi in cui la fabbrica è stata ferma per decisione del governo. L'acido solforico di essiccamento va bene. E questo qui? Questo è a posto, va bene, vai a controllare l'F12. Sulla C9? Sì. Va bene. Dire che l'ho già guardato e l'F12 non tiene, perciò bisogna chiamare subito l'officina e dire che vengano immediatamente, perché tra 3 giorni dobbiamo partire. Diglielo un po'. Oh Gianni, è un po' che non si fanno vedere i tuoi amici ambientalisti, eh? Devi dirgli agli ambientalisti che i primi ambientalisti siamo stati noi e che questi 2 abbattitori dei fumi l'abbiamo fatti costruire noi, ne volevano costruire uno solo. Dal camino non uscirà più niente, non uscirà più SO2 o SOX. Diglielo. Altri interventi dei difensori? Nessuno? Allora do la parola al pubblico ministero. Siccome queste fotografie sono state scattate sul momento e quindi sono proprio la rappresentazione scenica di un fatto che è avvenuto in un determinato arco, lasso breve di tempo, e quindi ci pongono dinanzi alla realtà come noi fossimo spettatori là in quel momento, 19, 20, 23, 24, 25, 26 ottobre, per evitare che ci possa essere un'alterazione anche di quella realtà così come fotografata, certamente è necessario che stia al fascicolo fotografico. E qualcuno dice che dovrei esserci solo io, qui davanti al giudice, con qualcuno del consiglio di fabbrica. Ma siamo stati tutti che in questi anni abbiamo lavorato per fare in modo che questa fabbrica non fosse più l'inferno. Dovevamo fare quello che abbiamo fatto, perché qualcuno voleva farcela chiudere per sempre questa fabbrica. Va bene, non ci sono altre questioni, il tribunale si ritira per deliberare su queste eccezioni preliminari. Per quello che non ci possono sopportare a Cengio, perché con il movimento della valle siamo riusciti a farla chiudere 8 mesi quella roba là. Anche se poi ce l'hanno riaperta, perché loro hanno fatto i blocchi stradali, i blocchi ferroviari, eccetera. Come sai, adesso sono sotto processo. I clienti li ho persi tutti. Nessuno più mi porta il grano, non viene più al mio mulino a macinare. E le consegne posso solo farle di notte, perché di giorno non è possibile. Allora li avete fatti mettere in cassa integrazione tutti 800? Per tutto quel periodo hanno preso il loro stipendio regolarmente. Ma quanti ce n'è con Saliceto che lavorano su all'Acna? Saranno 50, 60, forse di più. Ho letto più di una volta che Gardini sarebbe disponibile a chiuderla quella fabbrica. Ma intanto, tutte le manifestazioni che hanno fatto a Roma con il pullman, chi le ha pagate? Ne hanno preso i soldi dalla Montedison, secondo te? Hai visto nessuno? Nessuno. Dimmi un po', Giovanni, è più di un anno che andiamo avanti con questo presidio tutti i giorni. Fino a quando? Ma cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ritornano su i piemontesi, i sindaci, i bambini, i verdi? Vuoi che tornano qui gli striscioni, le tende, i bambini per il grinaggio? Giovanni, ma andiamo a casa. A noi non importa. E noi continuiamo a venire. Se loro non vengono, non ci interessa. Noi veniamo. Sì, ma ormai questi qui, sono tanti mesi che non li vediamo più. Si vede che qualcuno si è stufato di pagarle. Tuo padre dove lavora? Nella fabbrica. Nella fabbrica, anche lui, in che reparto? Non lo so. Non lo sai. Che colore può, quando viene a casa, che colore ha le mani? Nera. Non ha mai detto che reparto ha? Eh? Aminazioni?
Dietro al Voli? Non lo so. Tu non lo sai? Le case non hanno più affittato nessuno, l'ACNA non ha più affittato nessuno e siamo rimasti ancora una dozzina di famiglie qua. Prima si pagava poche niente, 200-300 lire, adesso siamo arrivati a 10.000 lire d'affitto al mese qua. Sono sempre abitato qua a Pia Rocchetta, non sono mai andato via. Qui alla fabbrica c'è 300 metri, sono abitato magari 300 metri di distanza, ho sempre abitato qua, non sono mai stato un giorno ammalato. Adesso te lo spiego io, vedi, perché c'era fuga di gas dal cloro e dall'ammoniaca. E le fughe di gas venivano anche in casa se uno teneva le finestre aperte. E davano anche oltre, lungo il fiume, tutto quanto, tutte le parti. Cioè dove spingeva l'aria, se veniva a tramontana portava cengio e se veniva invece quella dal mare andavano direttamente a Saliceto, anche Camerano, a Monesilio, da parte lì. Ma adesso la fabbrica ha fatto dei depuratori e qua un miglioramento enorme. Per l'aria c'era sempre il gas là dentro, dove andava c'era gas, perché non c'era nessuno che lo controllava. Bisognava subire per forza, perché? O a fare come dicono loro. Se non facevano come dicevano loro, che ce la facevano? L'aumento ce le facevano, il premio di produzione non ce lo davano, perché una volta là dentro chi comandava sono i capi erano soggiogati dal dottore. E il medico di fiduciario dello stabilimento, non dicevano mica cos'è che facevano o non facevano, perché loro non si può anche rifiutare, ma rifiutare non si può, perché dicono ti licenzio. Io mi trovo all'officina e allora a un certo punto ha messo un impianto di reazione. Questo impianto a reazione l'hanno cacciato di fronte a me. Davanti a me l'ha cacciato. Allora questa qui, l'aria calda, con questi prodotti qui, cosa facevano? Si riscaldavano e mandavano degli odori che facevano male all'intestino, alla vescica, allo stomaco e compagnia. Ti ammalano anche a gente che non lavora in fabbrica, per quello c'è tanta gente che sono morti di tumore alla vescica che non ha mai visto allo stabilimento. Quella è una storia lunga. Tumori alla vescica, il papilloma. Al farmacista, al prete ci è venuto. Anch'io certamente avevo paura, perché avevo la paura dei papilloma, perché uno quando prende il papilloma non se lo toglie più. Ero nella parte delle basi e nel 74 lavoravo alla 5CT, sono andato a urinare e non avevo sangue, mi hanno trovato un tumore alla vescica, ma c'era anche gli altri prima di me, si sono ammalati lì e dopo 2 anni mi hanno trovato 5-6 tumori alla vescica e tanti sono morti, tanti sono come me. Io ero ancora in fabbrica, c'è stato il processo a Savona proprio per questo tumore portato alla vescica. Per questa malattia che ho preso ho dato un risarcimento di 15 milioni. Comunque ultimamente ogni 6 mesi mi ha sempre bruciato. Quegli 8 mesi lì è stato un gran calvario, sì. Però lui si faceva forza, si faceva coraggio, voleva guarire a tutti i costi, accettava tutte le cure che le facevano pur di guarire. Poi ultimamente piangeva soltanto. È morto 9 giorni prima di Natale. In fabbrica è stato 28 anni circa. E è stato nel reparto nel laboratorio basi e poi gli ultimi 4 anni faceva le ampolline per i laboratori, per le analisi. E ogni tanto diceva anche se era stato tutte quelle analisi che aveva fatto anche al laboratorio. Chi diceva che era portato alla fabbrica, chi diceva che poteva essere una malattia qualunque come tanti altri. Adesso sono 6 mesi che è in fabbrica mio figlio e in questi giorni che c'è di nuovo la crisi l'hanno messo, pur di non lasciarlo a casa, qualcuno l'ha aiutato, l'hanno messo a fare il guardiano, a far la notte tutte le sere. Quando è scoppiato il cloroalluminio allora sono stati 3 morti, 3. Poi ci sono morti tanti dal tumore della vescica, di Saliceto, di Camerana, tutta roba giovane. Tutta gente giovane? Più o meno sui 45-50 anni. E le giustificazioni ufficiali non erano? Erano, poi non hanno potuto fare niente perché l'ACNA ha comprato tutto. Quando che è morto uno, che magari capitava una disgrazia o un tumore o di qualche cosa, cosa succedeva? Succedeva che dicevano prendiamo la figlia a lavorare. Prendevano la figlia a lavorare e poi ci davano quei 8-10 milioni al massimo. Uh-huh. E loro erano tutti contenti così. Ecco, tutto quello che posso dire è questo. E perché me lo dici? Mi ha messo in casa di cassazione il 1 agosto, eravamo 101. Del 1980. 80. Poi sono stato 2 anni in casa di integrazione. Casa di integrazione un po' pagavano, un po' non pagavano, bisogna firmare tutti i mesi. Ma a un bel momento c'è stato uno dei sindacati, uno,
che mi ha detto: guardi Monaco, prenda quello che può dall'ACNA, che tanto lavorare non ci viene più, che lei va fuori, lo licenziano. E allora io me sono andato. Dico, chiaramente queste cose qui sono chiare e vere. Ecco, io posso dire questo, mangeremo tutti quanti questo veleno, perché è un veleno potente. Allora, più che così non posso dire niente. Cosa stai... Dimmi. Sì. Vabbè, testimonianza anonima, poi cosa ce ne facciamo una testimonianza anonima? Bisogna almeno di avere qualcosa di preciso, per poi se, ma, però abbiamo bisogno che lui confermi quando ce n'è bisogno, che l'ha detto davvero lui e che c'è stato e che confermi i punti precisi che ci fa su una mappa. Vabbè, vedi un po' che sia almeno prima di martedì, se prima di martedì ce la facciamo andare sul prossimo giornale. Però nessuno lo dicono così, poi se da fare una testimonianza non fanno niente. L'articolo lo scrivi te, poi te lo firmi. Se ti credono, ti credono. Se non ti credono, fa come vuoi. Lo so. Te lo dicono, ma non lo confermano davanti a niente, né in una lettera, né in un articolo, no? Guarda quel signore lì, c'è stato 41 anni in stabilimento. È ancora vivo adesso. Quella lì c'è stata 23 o 24 anni. E io sono stata 40 anni e sto bene, ho 75 anni. Lì ce l'hanno loro nella testa l'inquinamento, no? I signori ambientalisti. Di tutto c'è in questo orto, a 200 metri dalla fabbrica. Stamattina come ho dato Lucia, io vado. Grazie. Dammene uno anche a me di quei pomodori, che me lo mangio con un po' di sale. Ti faccio un panino? No, così con un po' di sale. Basta. Te Marisa sei l'unica donna che sei processo. No, siamo in 7-8. Sono io, c'è la Giuliana qui in cooperativa, Vittoria la fiorista, Evelina che ha la spaghetteria, poi c'è Carla che fa la sarta. Più o meno è perché avete tutti il marito in fabbrica o qualche parente? Qualcuna sì, ma altre sono commercianti, quindi se chiude l'acqua lo sai che te, chiudiamo tutti, eh. Certo che sono andato in piazza quel giorno lì. E cosa vuoi che ti dica? D'altronde io in piazza ho dovuto andarci. In casa mia entra solo il mio stipendio, cosa facevo? Li mettono anche in gabbia? No. Però siamo nella stessa aula dove hanno processato la Guerinoni, quella di Cairo per omicidio. Se noi esaminiamo le 16 fotografie, dalla prima all'ultima, direi emerge con chiarezza la prova che blocchi stradali in quell'occasione, il 26 di ottobre, assolutamente non ne sono stati posti in essere. E si vede chiaramente da queste fotografie che la zona di percorrenza della strada destinata al transito veicolare è assolutamente libera e sgombra. Orbene, non voglio fare dell'umorismo, Presidente, ma la fotografia numero 2 porta una camionetta dei carabinieri che intralcia il traffico. È l'unica. Eccola. Con scritto bene carabinieri, l'ho fatto notare anche al pubblico ministero. E poi ci sono questi lavoratori che non sono sul sedime stradale, non sono sui binari della fotografia, ma sono nella piazza di fronte allo stabilimento ACNA. Buongiorno Stefano. Dovrei appendere un'ordinanza del sindaco. Attacchi pure Stefano. Il divieto di utilizzare le acque del Bormida per uso irriguo. Le analisi dicono che ci sono sostanze cancerogene e teratogene. Però a Cengio il sindaco non l'ha mica fatto il divieto. Per forza, lo scarico è fuori dal paese, ci saranno 200 metri dalla fabbrica al confine col Piemonte. Però non sono mica obbligati i sindaci a emettere il divieto. Beh, le USL fanno le analisi e poi danno i loro consigli. Sono i sindaci che devono fare i divieti. L'ha fatto Corte Emilia, poi hanno fatto tutti andare su. L'ha fatto Torre Bormi, da Levice, Monesilio, fino a Camerana, l'ha fatto tutti. Oh Mirko,
Non ci voleva mica andare le anni tra Giusto Liceto. Stanno troppo bene qui a Cengio. E adesso quanto segna? Qui segna 14 di TOC. Vieni terza ricetto a dirgli che ce li fa 14. Guarda che 14 è solo un quarto del limite di legge. La gente non ha il tuo computer in casa, ma vede l'acqua rossa. E allora vai a dire ai tuoi paesani che noi stiamo lavorando affinché l'acqua del fiume diventi sempre più chiara e più limpida. Ma quando? Se si chiama impianto pilota, ci sarà un motivo. Lasciaci finire almeno queste prove. Rigogliosi? Sì. Guarda un po' se è finito di scendere la salificazione dentro il cristallizzatore. Dai ancora un po' di acqua e ferma l'agitatore. Per saperne di più circa il problema del Resol, avevamo chiesto l'incontro con la Regione e poi un incontro col Ministero che, come vi ricordate, c'era stato un impegno della Regione che entro il 30 di aprile avrebbe dato il luogo dove questo impianto sarebbe stato costruito, e mentre da parte del Ministero c'era questo impegno di andare in Parlamento entro il 30 di giugno. Le due date sono saltate ambedue. Oggi stiamo sempre aspettando che il Ministero si decida su questo grave problema. Come tutti sappiamo, senza questo impianto la fabbrica non avrà nessun futuro. Quando noi abbiamo chiesto all'azienda di darci un programma a lunga scadenza di quello che è il futuro dell'ACNA, ha saputo dirci: trattiamo, discutiamo delle ferie, discutiamo dell'organizzazione del lavoro, blocchiamo le assunzioni fino a settembre, fino al 30 di settembre, poi si vedrà. Che cosa ci sarà dopo questo si vedrà, non lo sappiamo. È sempre stata il 10 agosto la festa, come mai avete cambiato? Perché l'abbiamo organizzata insieme a un'agenzia pubblicitaria di Mondovì. Ma quanti te ne hanno portati di questi affari? Tanto più uno, due, dove li attacchi dopo. Ma cosa ci fai te qua? Non eri giù al mare? Sono 3 mesi che non ho un giorno di riposo e adesso me ne hanno dati 3 e sono venuta qui. Ma cos'è questa festa che fanno qui a Matero? Gli altri anni facevano una settimana. Quest'anno sento che fanno 2 giorni, non so come mai. La Proloco ha deciso così, si vede che va bene così. E qui come va Armando? Ci guardiamo un po' tutti per traverso. Da quando c'è sta faccenda di quest'industria che dice che inquina, che dice che non inquina. C'è una parte di gente che ha interessi, che ci lavora, che c'ha anche ragione loro. Però per mio conto la salute è la prima, poi c'è il lavoro. Una volta eravamo amici, abbastanza, qualcheduno. Adesso c'è gente che passa lì, si gira dall'altra parte, non ti saluta. E non vengono più neanche nel bar di mia moglie, niente. Alcune volte anche per telefono ci danno dei bastardi, queste cose qua, ma noi non ci facciamo neanche più caso, perché tanto oramai. Ci dicono anche che ci bruceranno il bar o la casa. Vabbè. Facciano loro, noi non abbiamo fatto male a nessuno. Vogliamo solo un ambiente pulito. Ma anche tu sei per farla chiudere. Se inquina ancora la fabbrica è da chiudere. Questo è il mio pensiero. E i giovani cosa fanno? Eh beh, i giovani loro, sai, vanno a ballare a Levice, vanno a Cieva o che vanno al mare. Noi invece siamo sempre qui. Ciao Gianni. Ciao.
te l'hai rifatta la tessera al sindacato, no? Ah, sì, sì, mi ricordo. Leonardo Cavazzi, sì. Ma secondo te, già che ci sono implicato anch'io in questa cosa, ci sono ancora tante udienze prima della sentenza vera e propria? Penso solo più due, giovedì e venerdì. Poi ci sarà la sentenza verso sera. Io se posso, se riesco, vorrei fare delle esperienze un po' all'estero, a vedere un po' in giro come sono certe determinate situazioni. No? Poi, sinceramente, tu come fai a voler bene a questa cosa qua, scusa? La fabbrica. Ma forse perché tu non sei nato qui. Tre quarti della gente che c'è qua dentro ha avuto dei vecchi che hanno lavorato qua dentro. Se chiude la fabbrica è come cancellare 100 anni di questo paese. Al limite se la fabbrica chiude non è che ti interessi, cioè ti interessa ma relativamente, perché hai guardato per te stesso, puoi fare carriera politica, sei già diventato assessore, hai messo le mani avanti per conto tuo, ecco, diciamo. Sai cosa ti racconto? 15 anni fa, all'incirca, quando che allora non si vedevano mai né deputati né ministri come negli ultimi 2 o 3 mesi, è arrivato un deputato, un ministro, non so, non mi ricordo nemmeno più come si chiama, è venuto laggiù nell'impianto dove ancora io lavoro. Sai che sono in quell'impianto alto, 40 metri da terra. È venuto giù e mi ha fatto una domanda. Mi ha detto, ma scusi, lei quali sono gli strumenti che lei adopera? Lui pensava che io gli rispondessi, ma la pala, il piccone. Mentre invece, come sai, l'impianto funziona automaticamente con un quadro di comando. E lui è rimasto sbalordito quando gli ho detto che usavo la testa per il mio lavoro. Poi mi ricordo che di lassù, da in cima alla colonna, ho visto la macchina che è partita con lui sopra, mentre faceva anche freddo quel giorno lì. E da allora, 15 anni fa, lui è lì, loro sono lì, mentre invece io sono qui a parlare con te di queste cose. Ma te, come fa a bastarti solo questo paese qua? Come fa a bastarmi il mio paese? Valocco Giovanni, presidente della società operaia di mutuo soccorso di Saliceto. Io sono entrato in fabbrica nel 1931, sono uscito nel 1970. Quando sono entrato sono andato al reparto lattonieri, poco, è un mese o due. Dai lattonieri sono passato al tritolo, esplosivo, si faceva le bombe per iniziare poi la guerra. Poi ha iniziato la guerra d'Africa, si faceva dei spezzoni per mandarli in Africa, sui neri laggiù. Io dal 39 sono andato a finire al reparto a Nerride. Dicono che dei reparti portavano il tumore. C'è quelli che l'hanno preso. Io vicino a me sono stati 2 che hanno morto di tumore alle vesciche. Ma l'occhio mica mi ha andato male dell'acne? Ah sì, Bisogna parlare male dell'acne, eh? Io lo dico che se Giovanni parla male dell'acne, gli tiriamo il collo come una gallina. E poi facciamo il brodo, perché gallina vecchia fa un brodo. E dillo che è vero. Noi qua volevamo metterla, parlando chiaro, volevamo mettere la sezione qua dei verdi. E noi abbiamo impedito, non vogliamo fare politici qua dentro, ha capito? Poi c'era la grande, quel Reo Solli che voglio mettere, che volevo metterlo lì, allora tutti erano contro. C'è stato le votazioni anche, c'è stato 700 contro 200, 300. Noi vogliamo essere tranquilli. Noi siamo qua, la sera si viene qua tutti vecchietti, si gioca senza aver grande di politica, vero o no? Io questo qui, se non fanno una rettifica, io lo denuncio e questa volta ci vanno loro davanti al tribunale, non ci vado più io. Ti leggo il pezzo, guarda. Nell'aprile dello scorso anno, in località Pierrochetta, è sul tentativo di una macchina nella quale era stato riconosciuto Giovanni De Micheli, cioè io sottoscritto, di fabbrica Acna,
di investire due esponenti dell'Associazione per la Rinascita. Ma tu c'eri? Io c'ero in macchina, siccome questa gente era campata giù sotto la fabbrica, e quella sera non so che si erano radunati, erano in parecchi. Io sono andato giù, a questo punto abbiamo veramente avuto paura. E questo qua che guidava la macchina è partito, però senza nessuna intenzione di vestire nessuno, di scappare, perché avevamo paura. E adesso continuano a scrivermi che io volevo ammazzare la gente, ma questo qui è assurdo. L'ultima volta in un bar, lì nel bar davanti alla stazione, c'era anche una persona, un signore del consiglio di fabbrica, quello con i baffi, sempre il solito, mi hanno messo le mani addosso, sono proprio dovuto fuggire, mi sono rifugiato in stazione, loro sono entrati in stazione, mi hanno inseguito anche in stazione, anche lì, insomma, per fortuna sono arrivati poi i carabinieri chiamati dal capostazione, la cosa si è risolta lì, salvo poi finire in un processo che così, è finito all'italiana. Con una bella amnistia e tutti a casa. E questa roba qui ti serve per la tua tesi? Sì, quella è con un rettino speciale, devo immergermi nel Bormida. Chiaro che in un fiume dove non ci sono questi animaletti vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi è perfettamente inutile che vadano a buttare trotte, fari o altre cose con l'altobotte. Quale? Siete rimasti soltanto voi a organizzare. E gli altri anni erano tanti di più, tre volte di più. Col problema della fabbrica e molti non sono più venuti. Adesso è diventata una cosa noiosa, una cosa. E si è rimasti in pochi a fare qualcosa. Allora Piercaro, spingimi su i fili che. Ma cosa vi è venuto in testa? Andava bene prima, con Walzer, Polche, Mazorche. Quest'anno abbiamo scelto di fare una festa rock per fare qualcosa di diverso, di nuovo, vedere se interessa la gente. Tre vigili urbani, quattro agenti dell'arma dei carabinieri della stazione per quanto riguarda il servizio d'ordine esterno. Invece per quanto riguarda quello interno, garantito da 20 volontari della locale Proloco. Ve l'ha detto il sindaco, voi dell'USL avete mandato il parere che sconsigliava l'uso delle acque e il sindaco ha messo l'ordinanza. Tutto questo ad iniziare da un 8-10 giorni fa circa, adesso non ricordo esattamente la data dell'ordinanza, ha colpito una categoria, i contadini, che hanno sempre usato l'acqua per irrigare i loro campi. Noi l'acqua dell'acquedotto non lo possiamo dare, è già scarsa per gli usi igienici e familiari. E la gente ha iniziato a portare in comune le prime lamentele, perché giustamente non potendo usare l'acqua è arrivata a lamentarsi. E allora non ci sono soluzioni. Chiederemo lo stato di calamità al prefetto e alla prefettura al fine di ottenere il risarcimento che i contadini hanno da questa ordinanza. Le sedie cosa hanno detto? Non bastano e comunque sono tutte distrutte. Adesso dice che le sedie non ci sono e di risolverla dando dei cartoncini all'entrata. Per il pane, salame, panini, la giusa e la pina ci saranno anche quest'anno oppure? Ci sono senz'altro, come tutti gli anni loro sono presenti perché senza di loro, lo sai, la festa non si fa. Il parco lo monta l'agenzia, i biglietti me li vendo io, me ne resto solo roulotte. Quanti me ne date? I biglietti abbiamo fatto i conti con l'agenzia pubblicitaria e diciamo per starci dentro ce ne vanno circa 2.000 per riuscire a coprire la spesa. Biglietti ne portate 2.000, ma li vendiamo poi tutti, siete sicuri oppure? Distribuiscono le tende qua dietro e poi si va nel campo sportivo giù di là. Se basta piantare, si dorme tranquillamente. In tenda quindi? Sì, in tenda. Senti, ma fino adesso quanti gruppi sono arrivati? Ma all'incirca sono 15 o 16. Sì, dovevano essere 18, poi qualcuno ha disdetto la partecipazione. Senti che articolo, eh? Saliceto sarà una piccola nuova Woodstock.
ma più allegra e scanzonata. Lo promettono la Proloco e l'Associazione Turistica di Saliceto. Ben organizzati, eh? Là, a dormire, qua si suona. E anche la presentatrice che, qua, che c'è qua, che è carina, che c'è in foto. Roberta Palini? Esatto. E stasera dormirà un po' più tardi. Fino a quando andate avanti? Fino alle 2:30. Ma di dove siete voi? Di Caserta. E venite a suonare qui a Saliceto? Sì. Se voi guardate tutta la serie di altri dati, voi vedete che specialmente questa serie di misure danno dei risultati che potremmo discutere, dire non siamo d'accordo, il riferimento non è giusto, ma danno una buona tranquillità. E qui le analisi sono dell'88, avete riscontrato che c'era qualcosa e adesso ci dite che farete ancora qualcos'altro. Lì non deve più esistere un grammo di polvere da quel reparto lì, perché i lavoratori sono proprio a contatto col prodotto, dove esce. L'osservazione, sempre gli ASCO, che lei ha fatto è estremamente interessante, giusto, è stata fatta altre volte. Ecco, il naso è uno strumento di analisi che è molto perfezionato, è molto più sensibile di molti metodi di analisi. Sì, d'accordo. Però questo fatto delle polveri in generale non è un fatto nuovo. Mi era successo a me 30 anni fa, quando lavoravo all'anidride ftalica, che mi gocciolava il naso. Mi gocciolava e io andavo dal medico di fabbrica, il quale mi diceva: e non devi andare in moto, è questo il tuo fatto grave. Io, dottore, io vado in pullman, vado in corriera a lavorare, perciò non è che prendo aria perché poi dopo mi porta questo inconveniente. E dopo 10 anni, quando hanno fermato l'impianto, cosa è successo? È successo che il mio naso non gocciolava più. E come quello, in fabbrica ce ne sono ancora. Non solo l'anidride, c'è questo prodotto che oggi stiamo parlando, il BON, e anche l'antrachinone che fa venire questa rinita qui. Quanti sindaci c'erano? C'era una 30 di sindaci, è stato preventivamente avvisato prima il prefetto e poi alle 11 di sera ci ha ricevuto e abbiamo consegnato il documento di richiesta di stato di calamità naturale della valle. Oltre ai sindaci c'era molta gente? Sì, c'erano dei manifestanti fuori. È andato tutto bene? Dei contadini, siccome è andato tutto bene. Sì, ma la bomba chi l'ha messa? Poteva avere conseguenze disastrose l'attentato compiuto la scorsa notte alla Monte Fluos di Spinetta Marengo, azienda chimica del gruppo Monte Edison in provincia di Alessandria. Gli attentatori hanno usato quasi di sicuro due ordigni al plastico piazzati nella centrale elettrica della SELM, la società che fornisce energia allo stabilimento Monte Fluos. Una prima bomba è scoppiata all'1:29 e ha messo fuori uso il generatore principale di energia elettrica. Una seconda bomba all'1:31 ha fatto saltare il generatore di riserva. Non ci sono stati feriti, ma se gli operai di turno non fossero intervenuti subito con gruppi elettrogeni di emergenza, potevano saltare, sottolineano, una coincidenza che potrebbe essere stata sfruttata dagli attentatori. L'esplosione è avvenuta poco dopo che si era conclusa una manifestazione di protesta contro l'ACNA, partita ieri sera da Cortemiglia e fermatasi anche ad Alessandria. Hanno fatto come l'anno scorso qui da noi, quando hanno fatto saltare la linea elettrica che porta la corrente in fabbrica. Anche i momenti che scelgono giusti, eh? Proprio mentre noi eravamo giù ad Alessandria, con i sindaci e i contadini, siamo venuti via, mezz'ora dopo hanno fatto saltare. Ma da quanto tempo si sapeva che sareste andati ad Alessandria? Era un bel po' di giorni che lo avevamo deciso coi sindaci di andare giù. Allora ci avevano tutto il tempo di preparare anche qualcosa, qualcuno. Oh, beh, certo che hanno avuto altro che tempo. Sospetti, come fai a dire? Io credo che la gente qua certamente dirà che saranno stati quella della Valbormina. Non lo so, fate voi. Fammi sentire un po' anche gli altri. Adesso cerco un attimo Maurizio Torino. Faccio un giro di telefonate e poi ti chiamo, eh. Un paio d'ore ti chiamo io. Oh,
Oh, ma come sta storia della bomba? Non è che questi confondono inquinamento e rock and roll e ce la piazzano anche a noi stasera la bomba. Che musica fate? Direi hard rock. Facciamo, siamo figli degli SDC. Ma lo sai che c'è la festa qua? Sì, sì, va bene. Alle 5. Fai un giro di telefonate. Allora, Danilo, la cosa è confermata. E dillo a Rosanna, Sergio, anche agli altri. Analizzare la situazione. Puntualizzare i momenti chiave. Bellarle bene. Focalizzare le cause a monte. Bellarle bene. Alla scuola elementare si decide come fare. È ridicolo attribuire, anche proprio per come si è svolta la dinamica dei fatti, quelle bombe all'associazione e alla gente della Valbormida. E quindi le bombe, guarda caso, fanno il gioco di coloro che vogliono mantenere questa situazione di impossibilità di vivere in Valle Bormida. Migliaia di contadini sono costretti a non poter usare l'acqua del Bormida per irrigare perché avvelenata dall'Acna di Cengio. Ma diciamo anche che deve essere garantito ad Acna chiusa un posto di lavoro a chi lavora attualmente all'Acna. Al prefetto di Savona, l'attentato non è ancora stato rivendicato. E forse non sapremo mai chi sono gli autori del criminale gesto. Lo stato di tensione che si è creato tra i lavoratori e gli abitanti di Cengio per gli attentati alla Monte Flos di Spineta Marengo si è ulteriormente aggravato con la notizia che prevede fra i programmi della nuova giunta provinciale di Savona la chiusura dell'Acna. Questi fatti provocano in noi gravi preoccupazioni. Firmato il consiglio di fabbrica Acna Chimica Organica. Buonasera signori, benvenuti a Rock Project, la prima edizione delle fiammate di rock qui nella Val Bormida a Saliceto. Signori e signori, buonasera a tutti e io non perdo tempo in chiacchiere e vi presento subito colei che mi affiancherà nella presentazione e nella conduzione di questa grande kermesse del rock da tutta Italia. Bellissima, arriva da Torino Miss Teenager 89, signori, Roberta Palin. Abbiamo bisogno anche di un pubblico molto caloroso, dovete proprio farvi sentire. Io vorrei solo invitare tutto il pubblico a radunarsi, ad avvicinarsi al palco, di modo da sembrare anche di più, visto che non siamo tantissimi, nonostante gli sforzi dell'organizzazione, purtroppo non si può costringere la gente a appassionarsi di rock. Purtroppo questa gente non, evidentemente non capisce che cosa significhi, al di là dei suoni, il rock. Biglietti venduti? 95 circa. Sì. Sono pochi? Pochino, sì. Finito quelli di Saliceto. Si diverte.
Ha telefonato Caracciolo, ha detto che sono le 5, sono le 5 e mezza. Va bene. Non bastava fare presidio giorno e notte. Ora ci tocca anche fare il giro della fabbrica. Alessandria è già la seconda volta che fanno scoppiare una bomba. Se vogliono fare qualcosa qui non ci mettono mica tanto. Dovete entrare nella parte della mosca voi. Dovete far finta di essere delle mosche e che qualcuno vi spruzza do il DDT. Non lo so in cosa ho sbagliato, chissà pure perché. Comunque a questo punto cosa farò? Solo perché non ho comprato il DDT. Allora io alle 8:15 sono qui. Salute. Ma lei cosa ha detto? È stato un fiasco, è venuta poca gente. Un fiasco noi. Ma se a Torino e Rolling dovevamo fare due serate, ne abbiamo fatta una perché c'era poca gente. Il prossimo anno cosa facciamo? Vedremo il prossimo anno cosa fare. Ma come era poi finito il processo di tuo papà? Quello a Savona? La lettura della sentenza. In nome del popolo italiano, il Tribunale, visto l'articolo 530 Codice Procedura Penale, assolve Malviso Renato, Pregliasco Luigi, De Micheli Giovanni, De Micheli Marisa, Scavino Giuliana, Angotti Antonio, Capilluto Antonia, Angotti Silvana, Caracciolo Carlo, Poni Venio, Boffa Giuseppe, Giacchello Pierino, Tardito Pasqualino, Pizzorno Franco, Zamboni Marino, Botto Renato, De Micheli Marisa. Che sei stato bene ai Caraibi? Sì, ma sono 15 anni fa. Ma allora eri giovane, ti piace anche un po' l'avventura. Non era meglio se stavi lì? Un giorno, mentre sono ritornato a casa per prendermi i miei riposi, arrivo a casa e porto un giocattolo al bambino. Aveva appena iniziato a camminare. E la mamma e la nonna ci diceva: vai a dare un bacetto a papà. E lui mi guardava tutto storto là in un angolo e diceva: ma cosa vuole questo? E allora così ho preso la decisione di venire qui a lavorare a Cengialacca. Poi abbiamo Brick di colore rosso fulvo, sempre in taglia piccola. È meglio la padrona. Ha già diversi suoi figli. E sì, a fare il panettiere imbarcato sulla nave. Prendevo 4 volte tanto che qui a lavorare a Lacna. E infine la piccola Lilla, una cuccioletta di appena 2 o 3 mesi. Salto, salto! Però 8 anni fa, nessuno qui a Cengia lo sa, io ho fatto un altro viaggio in Sud America prendendomi le ferie perché mi scadeva il libretto per non perdere i diritti di ritornare a navigare. Io ve lo dico con tutto il cuore e alla notte quando sono a lavorare ci penso queste cose,
Ci penso e mi viene voglia di lasciar perdere tutto. I problemi che noi abbiamo davanti sono più o meno sempre gli stessi. Primo è il problema del Resol, problema che doveva essere discusso dal Parlamento entro il mese di giugno, e siamo a settembre e non è ancora stato deciso niente. Mentre per quanto riguarda la provincia di Savona è andata avanti con il suo programma di chiedere la chiusura della fabbrica se non ci sono garanzie certe. Oggi abbiamo di fronte nuovamente un altro problema, che è quello della cassa integrazione che riguarda 1904 lavoratori di tutto il gruppo, di cui 105 lavoratori dell'Acna di Cengio. In questa situazione non si può più andare avanti. Un giorno l'Acna aperta, un giorno chiusa. È inutile continuare con questa spada di Damocle sulla testa. Questa gente non si rende conto dello stato d'animo in cui noi viviamo ormai non da mesi, ma da anni. Un'altra denuncia, questa volta per diffamazione. Sono i nostri amici piemontesi, quelli che fanno il giornalino della valle. Ma per cosa? Quando era venuto quel giornalista dell'Avvenire a gennaio, che aveva intervistato il consiglio di fabbrica, avevo rilasciato delle interviste anch'io. Mi avevo detto, i sobillatori della campagna contro la fabbrica che ci dà da vivere sono persone che non hanno mai lavorato in vita loro. Universitario, figlio di un generale, ecologista di professione, giornalisti. Sono la solita lotta di classe fra operai contro garantiti. E adesso? E adesso una denuncia la faccio anch'io. Anzi, già fatta. Quando eravamo stati a quella riunione a Cairo per il Sullersol, che era stato fatto dal gruppo ambientalista di Cairo, siccome spiegavo i dati, confutavo i dati che davano loro, oltre che interrompermi diverse volte, un bel momento è venuto fuori che mi ha dato del teppista davanti a 40 persone. E quindi ci sono i termini per fare la denuncia e io l'ho fatta. Un altro processo? E adesso un altro processo. Questa è una storia infinita. Finisce uno e ne comincia un altro. Potete pubblicare che vi faccio vedere proprio attualmente la verità. C'ero io, ce l'ho messo io. Lo dico chiaramente. In quella zona che si vede piatta tra il depuratore e il laghetto. Sì, il laghetto, sì. E di questi fusti quanti ce ne saranno? 2000 abbiamo messo. 2000? 2000. Con la scavatrice? Con la scavatrice, con la pala meccanica. Ci caracavano due per volta da sopra al pianale e si mettevano lì. Sono due e quattro. Pila... Per pila, c'erano quattro file. Tutte le qualità dei prodotti che hanno fatto, però erano fusi, che non potevano portarli fuori in commercio. Para benzolo, para di cloro, para di benitro. Cioè di tutto. Io penso dal mio punto di vista che questa roba, se un domani si spaccano i fusti, mangeremo tutti quanti questo veleno, perché è un veleno potente. Ecco, io posso dire questo, però nessuno parla. Tutti quelli sono con me e tutti quelli che erano anche a vedere che l'abbiamo messa. Nessuno si fa vedere. Io parlo perché sono sincero. Tutti spariti dalla circolazione? Ecco, sono tutti spariti, però sono a casa in pensione quella gente lì. Eravamo 1, 2, 3, 4 in 5. Io sottoscritto Monaco Alberto, faccio anche il nome. E in che anni? Anni dal 72 al 73. Dico, chiaramente queste cose qui sono chiare, è vere. Sicuro che non li hanno tolti nel frattempo, da allora ad oggi? Se non l'hanno tolti 2 o 3 anni fa,
C'erano ancora. E il sottoscritto può anche sostenere di dire, scavate qua che sono qua. Se quei fusti ci siano mai stati lì sotto e se ci siano ancora, noi non possiamo saperlo. Potrebbero verificarlo soltanto dei sondaggi in profondità decisi dall'autorità sanitaria. E non sappiamo neppure se alla fine il Ressol verrà costruito e dove. Sappiamo soltanto che contro il Ressol, qualche settimana più tardi, tutti i comuni della valle sono saliti a cengio. Vogliamo la chiusura dell'Acna dell'inceneritore! Acna chiusa! 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 Nessuno deve rimanere sulla strada! Perché poi le responsabilità sono solo ed esclusivamente nostre e solo noi andiamo davanti ai giudici. Perciò cerchiamo di mantenere l'ordine, tutti qui davanti. Nessuno deve rimanere lì. E noi oggi non dobbiamo accettare nessuna provocazione. Sì, sì, sono lì che arrivano con tutti i suoi gonfaloni. Ah, perché guardate che... Eh sì, 2500 ha detto. Sindaci e gonfaloni davanti al cortile. Sindaci e gonfaloni davanti al cortile. Tutti davanti ai cancelli per favore. E non facciamo colpi di testa, tutto deve procedere regolarmente come sono state dettate dalle forze dell'ordine. Lasciate fare alle forze dell'ordine il loro dovere e noi obblighiamo tutti i lavoratori e i cittadini a stare davanti ai cancelli come è stato deciso nell'assemblea. Non deve succedere assolutamente niente. Vogliamo la chiusura dell'Acna dell'inceneritore. Fatelo a Roma, ma non in Val Bernida. Basta, la gente è stufa. Beh, ma se andiamo dal passaggio a livello, basta. Sì, ma no, ma avevate detto passaggio a livello, questo non è il passaggio a livello. 5.000 persone non si possono tenere, se c'è un movimento qualsiasi, se tre persone vengono scaravattate passi il treno, ma qual è la responsabilità? Io vado a finire in galera, voi pure, e abbiate pazienza. Ci fermiamo qui, una delegazione di sindaci andrà... L'avevo detto in sede di riunione, questo è il meno adatto. Voi ha detto noi garantiamo, hanno detto i promotori, noi garantiamo dell'esito dell'amministrazione. Perché io dissi in sede di riunione, è la zona più a rischio di cengio, il passaggio a livello. Voi avete detto, dottore stia tranquillo perché noi gestiamo allora, i nostri. Senta a questo qua. Punto non mi dottore, dovete dire. Senta qua, no. Allora lei sì. Porta là dalla ferrovia, dottore, io mi impegno. No. Venite, ci sono due signori di Caltalupo d'Alba, no, di Alessandria, scusa, l'ho trovato in piazza del comune, mi hanno detto che loro manifestano contro l'Acna, che l'Acna è a Cairo, che inquina Alessandria. Pensate com'è l'informazione che hanno i cittadini di Alessandria, di Caltalupo, sono i due signori che si stanno avviando là. Capite come stanno strumentalizzando l'Acna di Cengio? Cosa vengono a fare qui? Fatemi! Fatemi! E ne approfittano, state in là! Come vai? Che lo faccio qua? Ah, passaggio dell'Acna, eh? Ah, siete interessati, siete interessati. Sì, questa volta non vi danno niente, non vi pagano. Le altre volte sì, stavolta niente. Ma di dove siete? Non ho capito. È di Bortolasco? Murialdo. Ah, Murialdo. Vediamo se siamo di Murialdo. Che bello, sto caplè. Cristo. No. Un attimo di silenzio. Vediamo un po' perché siamo qui. Noi siamo qui avendo ottenuto quello che era il massimo ottenibile. Noi adesso ci troviamo imbottigliati e i nostri... A noi non conviene a nessuno di noi dare un messaggio della Valle Bormida, tutta quanta qui, che sia diverso dal massimo contegno. Dobbiamo dare una lezione di stile, diamola ancora questa volta! Guarda che grande!
prima, da che parte stai? Lo stile, dai! Lo stile è andare al passaggio a livello! Spostiamoci avanti di 20 metri, questi erano più o meno i fatti. Questa stazione è riuscita, lo vogliamo dire sì o no? Oppure siamo partiti con la malafede? Allora diciamolo anche! Sì, sono il primo di Scusate, solo un attimo! Guarda che l'alternativa era non farla, hai capito? La regione Piemonte già ha deciso per quanto riguarda il piano di risanamento e l'ha approvato. La regione Liguria sta approvando il piano per il Resol. Il ministro ha detto che il Resol si deve fare sia che la fabbrica apra sia che la fabbrica chiuda. Perciò noi siamo in una botte di ferro e non dobbiamo accettare nessuna provocazione che venga dai piemontesi o da chi altro. Perciò cerchiamo di essere uniti, cerchiamo di rimanere qui, che queste sono le nostre decisioni. Questa è stata per noi una grande vittoria. Invito quindi la gente a sfilare piano piano, cerchiamo di andare tutti piano piano, questa è stata una vittoria. Il nostro racconto finisce qui, il nostro racconto, non la storia di Cengio, di Saliceto, di questi paesi che potrete continuare a leggere sulle pagine dei giornali. Noi abbiamo soltanto cercato di farvi conoscere alcuni dei protagonisti di questa che abbiamo chiamato la guerra dell'acqua rossa. Ci sono voluti 100 anni per inquinare questa valle. Quanti anni ci vorranno adesso? E sarà possibile disinquinarla non soltanto dall'acqua rossa, ma anche da tutti gli odi, i rancori, i risentimenti che l'acqua rossa ha disseminato in tutto questo tempo nei paesi della valle?